Buongiorno amore, sono le 6:30 e dobbiamo partire. Non diciamo dove dobbiamo andare, ok? Non andiamo più a Roma, possiamo dire solo quello perché per un imprevisto non siamo più potuti andare. Va bene? Faremo una sorpresa ai nostri cucciolini quando saremo arrivati, ok? Sei contenta? Adesso vado giù, Vane, mi bevo un caffè e arrivo, ok? Ani sta ancora dormendo, tra pochi minuti la svegliamo perché tra mezz'ora abbiamo appuntamento con i nostri amici al bar. Andiamo? Buongiorno, ciao Ani. Buongiorno, sei pronta? Ani, ascolta, te lo dico adesso e non te lo dico più. Non dobbiamo svelare ai nostri cucciolini dove stiamo andando, ok? Lo scopriranno appena arriveremo, va bene? Andiamo a lavarci, amorine? Eh? Sei contenta, amorine? Oggi ci si diverte tanto tanto, ma tanto tantissimo. Andiamo a lavarci? Beh, stiamo partendo, stiamo andando al bar, stiamo incontrando i nostri amici. Mi raccomando, diciamo anche ai nostri amici che non dobbiamo assolutamente svelare il posto in cui stiamo andando. Ma quanto siete felici da 1 a 10? 10.000, Adesso, milioni, esatto. milioni. Adesso dite la Io verità. Tra questo 2.000, 10.000, 100.000, 4.000, 1.200, 4.000, perfetto, hai vinto. 200, Adesso, 1.600, ditemi la verità. 800. Tra questo posto in cui stiamo andando e Roma, quale preferite? Questo posto. Questo posto è molto più adatto ai bambini, molto. Ma adesso andiamo perché ci stanno aspettando, dobbiamo far colazione. A tra pochissimo. Bar Vanessa e Anastasia con Antonio e Raffaele. Ciao bimbi, siete contenti? Niente, di andare a messa, tra un'ora inizia la messa. Eh sì, oggi no, non è domenica, però c'è la messa speciale prima della scuola. Adesso andiamo a messa. E quindi colazione, non hai voglia di mangiare niente, giustamente va bene, neanche loro. Voi bevete solo un Nestatè, loro è meglio che non bevono niente perché in macchina stanno male. Niente ragazzi, ci vediamo in macchina se non vi addormentate e poi ci vediamo all'arrivo in questo posto magico. Buon viaggio, hai sonno? Ci vediamo all'arrivo. Sei contenta? Sei emozionata? C'è un traffico bestiale e non siamo ancora arrivati. Mancano 10 minuti, ma questi 10 minuti ce li stiamo penando. Bimbe, siamo arrivate finalmente. È stato un incubo questo viaggio. Ci abbiamo messo più di 3 ore anziché 2. Vediamo un po'. Facciamo vedere qualcosina, ma poco, 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 eh? Oh, si è già visto troppo. Cucciolini, scrivete nei commenti se avete capito qualcosa di dove siamo. Ma siete contente? Ah, brava Anastasia, lì c'è scritto tutto, tutto. Vieni Ani, vieni. Sei contenta Ani? Io sono Eh? contentissima, Tu io sei più sono contenta di contentissima. tutti. No, quella più contenta di tutti sono Siamo io noi. stasera. Là c'è la scritta. Allora, diciamo che si dorme anche in questo posto Io per nostra così. scelta, ed è un posto magico. Adesso non svegliamo tutto. Ciao, a dopo. Ora siamo in una parte all'ingresso dell'hotel. E chi abbiamo qui? Tutankhamon. Ma dove siamo? Guarda. Oh, questo è solo l'inizio. Stupendo, bambine! Cosa ci sta dicendo questo maghetto? Wow! Cucciolini, stiamo per svelarvi dove siamo. Avete scritto nei commenti, secondo voi invece, dove stavamo andando? Allora, stiamo per svelare dove siamo, eh? Vediamo se qualcuno riconosce questo interno. Ah, ma non abbiamo detto una cosa importantissima, che per voi è la prima volta in cui veniamo a Gardaland! Siamo a Gardaland e questa è solo l'entrata fantastica, tutta luminosa. Siete pronte? Siete cariche? Sì. Stati ufficialmente a Gardaland e Anastasia vuole vedere il mondo di Peppa Pig. Andiamo! Io mi ricordavo che tanti anni fa c'era Prezzemolino all'entrata di Gardaland, ce lo siamo perso, vero? No, c'era, c'era. C'era? Vuoi venire al mondo di Peppa Pig? Eh? Sì, diamo un'occhiata, aspettiamo un attimo i nostri amici. Ani, aspettiamo un attimo i nostri amici. Questo è il percorso, eh? Se vuoi entrare, capito? Dai! Che poi dobbiamo aspettare che c'è altra gente. No, non si taglia la coda, uè. Non fa la furba, eh?
e dobbiamo aspettare il nostro turno, va bene? Entrano loro e poi entriamo noi. Saluta Peppa, chi c'è? Ah, che bellina! Ciao! Riciclato? Carta? E tu cosa vedi? Carta. Ok. E la Peppa! E la Peppa! Una scimmietta? È un topo? Ah sì, è vero! No, no, è un topo, è un topo! La super tazzona! Hai visto Legoland? Che meraviglia! Se riusciamo a prenotare oggi pomeriggio dopo pranzo veniamo, va bene? Eh? Guardate che bello! Wow! Mondo virtuale! Siete pronte? Tu cosa hai scelto? Quella l'ora che devi distruggere. Marte? Sì. Ok, sei pronta a distruggere Marte? Sì. Vai. Preparativi in corso. Ani, tu cosa hai scelto, amore? Uguale. Uguale, tutti uguale? Dovete distruggere tutti Marte? Beh, in quattro ce la farete, dai. Pronta? Entrata nel mondo virtuale. Che succede? La vedo in difficoltà. Non voglio cantare sul pianeta. Poi ho il cristallo sulla fronte. Anastasia sta seguendo le istruzioni per entrare. Deve passare per la porta e andare. È un bambino, ora se ne andrà. Vai amore, vai avanti amore, vai avanti. Boh, ci sei? Ok, anche Anastasia è entrata nel gioco. Ciao, tu ci sei? Eccoli qua, tutti e quattro. Eccoli. E Antonio, tutto bene? Mi è scappato. A me non mi vedi, ti vedo io però. Eccola qua che arriva. Buon pranzo, buon appetito. Tu cosa hai preso, amore? Le patatine fritte. Ma come mai, amore, non le mangi mai? Mai? E tu la carbonara, mitica. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Tolini, buon appetito. Stiamo mangiando in questo ristorante. E poi continuiamo le nostre avventure. Anzi, le iniziamo perché fino adesso non abbiamo fatto ancora quasi niente. Siamo appena arrivati. Abbiamo finito di mangiare. Adesso andiamo a fare tutti questi parchi avventura, ok? E poi se riusciamo andiamo in piscina, va bene? Più tardi. Per andare dentro al labirinto c'è minimo 2 ore e mezza di coda da fare. Adesso siamo, ascolta. Adesso siamo dentro il mondo Kung Fu Panda. Mi fermo un attimo e cerco di comprare i saltacoda, ok? Adesso guardiamo cosa c'è, va bene? Siete pronti a girare? Qui non posso? Ragazzi, abbiamo appena finito di pranzare, abbiamo deciso di fare la giostra più movimentata. Auguri! Ragazzi, dietro i nostri amici, eccoli, ciao! Siamo partiti! Pausetta, allora, visto che c'è tantissima, ma tantissima gente e fa molto caldo, ora cosa stiamo facendo, Anastasia? Stiamo facendo le giostrine più semplici, quelle dove non c'è tanta gente. Ora facciamo una camminata, poi la facciamo una se la troviamo, poi andiamo in piscina. Esatto, adesso facciamo un giro, poi andiamo in piscina, dopo ceniamo e poi torniamo qua. Ah, e se mi sentono tutti, vengono tutti qua. Allora, diciamola a nessuno che dopo torniamo, eh! Vai Ani, rinfrescati, amore! Ah, che bello! Metti le manine, no? Non si può? Sì, dai, rinfrescati le manine, vai Ani! Mamma! Oh, non è che cade all'indietro, stai attento!
nel trenino più misterioso che c'è. Ciao Lele! Ciao Lele! Siete pronti? Ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Prima parte di questa super giornata che si concluderà comunque domani, quasi finita, adesso andiamo a cambiarci, ci mettiamo il costume e andiamo in piscina, vero? Ma la chicca di questa avventura non l'abbiamo ancora vista, ragazzi, e non diciamo qual è, vero? Neanche tu ci stai arrivando, vero amore? Vabbè, ma non diciamo niente, non ti svelo nulla neanche a te, ci arriverai da sola e ci vediamo in piscina. Ragazzi, ci siamo. Questa è la sorpresa che non vi volevamo svelare, ma ormai penso voi abbiate capito dove siamo. E siamo nel corridoio che ci porta alla nostra camera. La camera è la 7147, quindi qua c'è la 45, sarà un pochino qua. Vanessa, eccola qua. Però, ragazzi, visto che... Ascoltami. Cosa facciamo? La facciamo vedere subito? Sì, dai, sì. Va bene, dai. Allora... Chi ha l'onore di aprire questa meravigliosa porta? Vai, Vane. Questa è la chicca, la chicca. Vado, eh? Vai, pronti? Wow! Che meraviglia! No, guardate, Vanessa! Oh, guardate che meraviglia! I segreti della foresta incantata. Siete pronti a scoprire il segreto che si nasconde nella cassaforte di questa magica foresta? Inserite 4 numeri che scoprirete rispondendo alle 4 domande che seguono. Allora, se vogliamo aprire la cassaforte, dobbiamo rispondere a queste 4 domande. Ce la possiamo fare. Aprite bene gli occhi e contate quanti alberi con occhi, naso e bocca vedete nella camera. Alberi, eh? Alberi. Allora, uno. Vediamo un po'. Uno. Che noi... Wow, ciao! Ma che simpatico! Un albero. Un albero. Ah, qui c'è un altro. Due. Tre. Qua sopra no? Facce... No? Tre? Sì. Ok, quindi il primo numero della cassaforte dovrebbe essere il 3. Poi, di funghi ce ne sono tanti. Ok, 3 fatto. Di funghi ce ne sono tanti, ma quanti ne vedete di colore azzurro? Di colore azzurro, cosa? Uno. Uno. Secondo me ce ne... Due. Vediamo. Due. E basta, guarda, è a forma di cuore, che meraviglia. Sì, sono solo 2, dai. In bagno, ragazzi, io non ho guardato, però no, c'è un bellissimo paesaggio che voi non vedete, è fantastico. Ho scritto 2. Ok. Dai. In una foresta incantata, anche i fiori sono meravigliosi. Quanti margherite giganti fucsia riuscite a contare? Margherite giganti fucsia. Una, vero, due, credo basta. Basta? Aspetta. Controlliamo meglio in camera vostra, dietro il letto, non so. Ah no, in camera mia, scusate, questa è la camera nostra. No, sì, basta. Due. Ancora due. Quindi abbiamo fatto per adesso 3. Ok. Poi, per scoprire la foresta incantata dovete accendere tutte le lanterne, contateli e avrete trovato il quarto numero della combinazione. Allora, lanterne. Ma lì sono? Ah, sono già accese. Una, due. Tre. Papà dice che di là ce ne sono 3. Due, tre, quattro. Tre, quattro e cinque. Vediamo. Quindi è 5. Cinque? Secondo me è da rifare. Digitate prima il
tasto. Ah, vedi? E poi inserite la combinazione e premete enter. 3, 2, 2, 5, enter. Vai. 3, 2, 2, 5, enter. Brava! Si è aperta. Wow, cosa c'è? Fate vedere anche a me. Wow! E poi, complimenti, vinto un viaggio. Diventerai un apprendista del mago, presentando questa carta alla postazione dell'attività Gardaland Magico Viaggio. Bello. Parteciperai ad una sessione del gioco che ti farà vivere un'esperienza virtuale immersiva in un magico mondo. Ti aspettiamo. Benissimo. La stanza vi è piaciuta? Sì. Quanto è magica? Ma poi guardate. Tantissimo. Qui abbiamo il bollitore per poterci fare del caffè o del tè o una camomilla, qua dell'acqua. Allora, ragazze, ci stanno aspettando per andare in piscina. Infatti cambiamoci. Cambiamoci e andiamo in piscina. Magia. Pronta, amore? Fatti vedere. Sì. In questo corridoio fantastico andiamo in piscina. Sì. Sei contenta? Gli ultimi giorni poi si ritorna a scuola? A viverli così? In mezzo ai giochi, alla natura, alla piscina. E allora? Quella vasca lì è idromassaggio, Vane? Sì. Tu Ani stai lì, Anastasia? Ma lì ci tocchi? Lì tocchi, ok. Ci sono gli scalini? Ok. Dai, rinfreschiamoci un po' che poi andiamo a cena, eh? Non so. Abbiamo finito di stare in piscina, ti sei divertita in piscina? Eh? Bellissimo, vi siete divertiti un sacco. Adesso andiamo a cena, ok? Poi torniamo al parco, cerchiamo di fare qualche giostra che oggi non siamo riusciti a fare. Poi ragazzi, torniamo in questa splendida camera e andiamo a dormire perché io sono stanchissima. Però anch'io, amore, ho tanta fame. Andiamo a mangiare. Stai mangiando? Ti stai abbuffando? Hai mangiato tutto, bravissima. Adesso devi finire tutti quei nuggets, i dolci e la frutta. A te è caduta l'acqua nel piatto, vabbè, però hai mangiato, eh. Buona cena a tutti. Noi eravamo convinti di poter rientrare nel parco a qualsiasi ora, prima entro le 11 con le macchine, e invece siamo arrivati davanti a Gardaland, sono le 9:30 e hanno chiuso l'entrata proprio adesso con la macchina. Solo che puoi entrare con la macchina. Si può entrare col bus che noi abbiamo visto uscire da qui, mentre noi andavamo via in macchina, quindi adesso aspettiamo che rientra, se non rientra troppo tardi magari riusciamo a fare ancora un giretto, e se no domani mattina, tanto abbiamo due ingressi. Facciamo colazione e andiamo via subito, e alle 10 siamo davanti alle giostre e non troviamo nessuno. Chi vuoi che ci sia domani alle giostre alle 10? Un nostro amico che lui voleva fare il percorso. Anche noi, le montagne russe. Anche noi. Vabbè, dai, ci aggiorniamo dopo, vediamo se riusciamo ad andare oppure no. Che abbiamo fatta, Forse abbiamo parcheggiato al parco giochi, vediamo se riusciamo anche ad entrarci. Un'oretta e poi ce ne dobbiamo andare. Guardate, al buio. Fa tutto un altro effetto, stare qua dentro. Non è che ce la possiamo fare. Comunque, Vane, stanno uscendo tutti, Sì, tutti escono e noi entriamo. Speriamo di riuscire ad uscirne anche noi da qua. Ok, Vane, c'è un cartello grossissimo che dice che l'uscita è alle... Vabbè, non si vede, un po' stoccato. È alle 23, quindi ce la possiamo fare. Sono quasi le 10. Andiamo a fare ora, ma ora... Il labirinto. Siamo riusciti a entrare nel labirinto di Jumanji. Se non riusciamo ad uscirne, chiude e dormiamo qua. Dai ragazzi, dobbiamo farcela, Tutti vicino. Dai, 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 dai. Oddio, ci sono specchi? Mettetevi le mani davanti. Anastasia, stai vicino a me e a papà. Ah, qua ci sono gli specchi, vedete? Qua è chiuso, dai, di qua. Vai, Mari, io non so, la strada segue te. Mari! Ma Mari! Ma io mi fido di te! Attenta, Mari! No, è chiuso! Oh! Vane, trema per terra.
attenzione. Che succede? Perché mi fate spaventare? Non c'è niente di cui spaventarsi. Aiuto, aiuto, paura. Perché mi devo tenere la corda? No, ma che ti cade l'altro? Ok. Ah, siamo arrivati! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sei sicuro? No, no, è uscito, eh! L'abbiamo fatta? Boh, boh, si può tornare a casa, ce l'abbiamo fatta. Ma no, nel senso, ma la cosa che avevamo paura di dormire qua dentro. No, no, adesso ecco, dai, siete voi. Siamo rientrati a casa, stanchissime, è mezzanotte, siamo però riusciti a fare qualche giostrina al buio. Di sera, bellissimo. Vi è piaciuto Gardaland di sera? Sì, guardate cosa so fare. Vediamo cosa sai fare. Io voglio una cameretta così. Vuoi? Ti piacerebbe avere una cameretta così? Comunque sono andata a vedere l'altra stanza con Maria Rosa. Forse più bella di questa. La camera da letto è stupenda, dove c'è la corona. Bellissima. Il castello di cristallo. Ora non mi sono accorta. Di qua sono tutta bagnata. Ti sei già sporcata col tè? Sono bagnata. Con che cosa? Con l'acqua prima. Ascolta, attenta perché il tè è bollente. Vanessina si sta già dedicando. No, cambiati immediatamente. Mettitene un'altra. Mamma mia, Anastasia. Ragazzi, io sono stanca, mi fanno male le gambe. Camminiamo da stamattina alle 11 e mezzanotte. Bravissima. Buonanotte. Salutiamo i nostri cucciolini. Cucciolini e cucciolini. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, lasciate un like a questo video. Ciao! E scriveteci nei commenti se siete già stati a Gardaland e se vi è piaciuto oppure no. Ciao! Ciao.